no te voy a fallar. Yo sí te sé amar. Sé que está. Faccia, faccia. Mano, chami, chami. È quello che hai combinato, te che combinare? Tu non devi scappare, devi stare qua. Stiamo prendendo un po' di sole. Che bello. Ta-da. Oddio. Era un po' brutto, però è bellissimo. Che bello. Abbiamo appena mangiato tantissimo. Stiamo digerendo sul mare. Domani si parte, vi porto con me. Dario ipnotizza pupi ogni volta. Buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribí mil canciones. Ciao amore. Carlita e Giovanni. Gli orecchini argento sono disponibili. Lo fatti anche argento. Comunque siamo in volo. Facci vedere. Ragazzi, guardate, mi sono portata il pranzo da casa, ovviamente Carlita Style. Qui c'è il prosciutto e questa è la Coca Zero che ha messo Dario. Panca integrale. Qua c'è salata pomodorini e uovo sodo. Siamo in volo. Comunque all'imbarco mi hanno buttato lo yogurt. Sono tristissima, non ho potuto fare la colazione, vero amore? Sì. Però del pranzo non me lo toglie nessuno. La valigia, ragazzi, ovviamente non potevano mancare i miei integratori. Questi qua sono gli immancabili, quelli che mi porto sempre dietro. Fit Cups e Pur Cups di Natural Mojo. Ve le straconsiglio, ragazzi, io le prendo sempre. Mi assicurano metabolismo veloce, pancia sgonfia, ne prendo due al giorno di ognuna e quindi soprattutto adesso che sicuramente domani vedete la nostra colazione super super calorica d'albergo, non possono mancare perché le Fit Cups mantengono il metabolismo accelerato, sono a base di garcinia, cambogia, tè verde eccetera. Le Pur Cups sono a base di colina, spirulina, aloe vera, quindi ti aiutano a regolarizzare l'intestino. Infatti io vado sempre di corpo e ho la pancia molto piatta, anche comunque magari sgarrando un pochino, però ovviamente lo sapete che funzionano ancora di più se ci accompagnate a un'alimentazione abbastanza sana e un po' di attività fisica. Comunque io le prendo sempre, ve le straconsiglio. Codice sconto per voi, 20% di sconto sul sito Natural Mojo se inserite il mio codice CARITADULCE20. Approfittate perché veramente sono buone. Lo sconto è valido su tutti i prodotti del sito, quindi non solo queste due, ma qualsiasi cosa voi vogliate prendere, anche prodotti fit eccetera, vanno bene. Comunque mi sono dimenticata di portarmi il pigiama, mi sono dimenticata di portarmi la scheda, la memory card della batteria, infatti sto vloggando col cellulare. Ho dimenticato anche che mi doveva venire il ciclo, infatti non ho portato né assorbenti né slip, nulla. E cos'altro ho dimenticato? Qualcos'altro, amore, cos'altro ho dimenticato? Le scarpe. Le pantofole, no, le scarpe ce l'ho a piede, ho dimenticato le ciabatte, il pigiama e il giubbino. Vabbè, comunque fortunatamente si sta anche bene in maglietta. Ragazzi, questa è la fila per prendere il taxi a Milano alle 8 di sera. Tutti quanti usano i taxi. Ti assaliscono e qua invece devi aspettare tu a loro, cioè c'è qualcosa di strano, non si capisce perché. Forse a Milano c'è tanti, non si fa, non credo, ma penso che questa gente non ci sia. No soy como ellos, yo sí puedo valorarte. Tengo mi voz para enamorarte. Olvida todo lo malo que te habían hecho antes. Esa boquita me dan ganas de besarte. Si no te atreves, yo sí que tiro para adelante. Buonissimo, questo ristorante giapponese alla fine offre anche il gelato. Perciò, giapponesi di Napoli, mettetevi in regola con il gelato. Offrite pure voi il gelato. Offri.
questo, il mochi, ormai ragazzi ho tipo un'ossessione per il mochi, poco il cioccolato, yes, che buono! Il nostro albergo comunque è molto molto carino. Sembra di stare tipo in una baita, guarda. Sì, c'è quella finestra carina, quello è lo specchio, poi c'è il letto, vedi tutto scombinato. Io qua. No, di là. No, io qua, poi c'è questo quadro che dovrebbe essere Milano. Perché c'è la televisione? No, io qui, amore, ho già scelto. Dai, non rompere, poi c'è il frigo, allora, e qua c'è il tè, poi faccio vedere anche il bagno. Cosa molto semplice e carina, abbiamo preso uno economico comunque centrale. Molto molto carino, io sono stanca, distrutta ragazzi, sono distrutta e praticamente siamo venuti qua per fare alcune visite in prospettiva del mio intervento al naso. Come sapete mi opererò al naso, quindi settimana prossima mi opero, tra pochi giorni da quando starete vedendo il video, probabilmente quando lo vedrete io starò già sotto i ferri, mi opererò e vi farò vedere il risultato del mio intervento al naso. Finalmente mi posso struccare, ragazze. Adesso vi racconto un pochino mentre mi strucco. Innanzitutto i miei capelli sono sporchissimi, ho preso un sacco di umidità e di acqua tremenda. Comunque a Milano, vi giuro, praticamente è pieno sempre di gente, non si trovano mai i taxi, una cosa tremenda. Comunque Dario già dorme. Alla fine avevo chiesto su Instagram, chiedo spesso queste cose, oh, mi è venuto tipo un cocco. Quando ero piccola chiamavamo cocco sto ciuffo e mi sono portata la mia busta di cosmetici, tutti entro 100 ml, quindi vi posso dare qualche consiglio se magari dovete prendere l'aereo. Comunque praticamente niente, avevo visto su Instagram questa cosa e per struccarmi mi sono portata le salviette, quindi di solito mi porto lo struccante e me lo metto in un contenitorino, perché stamattina andavo di fretta e ho detto vabbè, mi porto queste salviette, sono molto molto comode quando appunto devi viaggiare, perché loro non te lo considerano come prodotto liquido. Comunque se no, vi ripeto, metto un po' di struccante in una ciotolina, una bottiglina e sto a posto. Queste qua su Caritas Shop le trovate di varie tipologie, all'aloe vera, al tea tree, sono buonissime. Io le uso sia così per struccarmi, struccano bene, e sia anche per mettermele in borsa, tipo per pulirmi le mani, per, non so, per rinfrescarmi il viso. Sono molto molto comode, guardate, alla fine struccano veramente una bomba. E con aloe vera sono molto delicate, quelle col tea tree sono purificanti, sono molto buone. Comunque avevo chiesto sta cosa su Instagram, ho detto ragazze, mi consigliate un sushi? In tanti praticamente ci avevano consigliato sto sushi che si chiama Tamakinho, una cosa del genere, che sta nella zona di Brera, una zona molto carina di Milano. Mi tolgo anche gli orecchini, questi qua sono i nuovi ragazze, perché noi l'abbiamo fatti fare d'oro, come tutti i nostri gioielli Carlita Jewelry sono argento bagnato in oro, e poi l'abbiamo fatti anche proprio color argento, argento color argento. E i cerchi che sono nuovi li abbiamo fatti proprio da pochi giorni, li trovate disponibili su caritashop.com, anche la versione argento, sia cerchi grandi che piccoli, sia cuori che stelle, sono bellissimi, sono fatti a mano e sono bellissimi. E le collanine, io le abbino sempre il cuore al cuore, la stella alla stella, con le varie collane. Comunque vi dicevo, praticamente siamo andati in questo sushi Tamakinho, una cosa del genere, siamo arrivati là e tipo praticamente era pieno di gente, poiché pioveva erano tutti tipo sotto l'acqua fuori. Ho detto no, vabbè, tra altre cose mi è venuto anche il ciclo, quindi stavo malissimo, mal di pancia, tutta bagnata da stamattina, comunque stanca ancora del viaggio. Poi come detergente viso mi sono portata questo qua che è piccolino ed è infatti 100 ml, che è il detergente viso di Apiarium, che è molto molto carino. Come al solito vi metto tutti i link dei prodotti che vi mostro sotto nel box info, così subito li potete trovare. Comunque se andate sul mio shop online trovate tutto nella categoria viso, perché adesso sto facendo vedere tutte cose per il viso. E c'è anche una categoria brufoli e punti neri in cui trovate questo qua, perché questo è purificante, quindi anti impurità. Poi c'è anche la versione idratante di questo detergente, anche molto buona. Comunque praticamente una folla con una fana, alla fine abbiamo aspettato un po', ci hanno dato un tavolo che era tipo all'aperto, era tipo, cioè
ti bagnavi e poi alla fine non facevano neanche la formula all you can eat, quindi alla fine ho detto abbiamo deciso di andarcene. Nel panno in bambù di Nakomi, anche questo su Carita Shop è un best seller, infatti tipo finisce niente, ogni volta che lo riforniamo finisce perché è buonissimo e ve lo porto sempre dietro, mi strucca benissimo. Ragazzi, mi sono dimenticata il tonico e sto tipo male perché io, cioè veramente non posso vivere senza tonico, vabbè, per una volta nella mia vita non userò il tonico. Come crema viso mi sono portata questa perché poiché mi dovevano venire, nel periodo del ciclo mi escono molte impurità e questa è la crema che in assoluto mi blocca tutte le impurità, i punti neri, i brufoli, le macchie, è favolosa come crema. Una crema anti-acne buonissima con tea tree, riduce proprio le impurità, i pori, tutto, i brufoli, acido salicilico, quindi schiarisce anche le macchie. Comunque l'adoro, però il profumo di limone è buonissimo. E comunque niente, alla fine decidiamo di andarcene e vado nella seconda opzione di quelle che più mi avevano consigliato su Instagram, che praticamente era Kanji Jo, una cosa del genere, che si trovava a più o meno 10 minuti di taxi da là. E praticamente abbiamo trovato un posto, mi ha detto, molto più accogliente, innanzitutto caldo, vedete come si asciuga in fretta, non è? Praticamente è free, oil free questa crema, quindi va benissimo per chi ha la pelle mista e grasso e pura o per quei periodi in cui avete più impurità. Poi metto anche un po' di acido ialuronico, dovevo metterlo prima, mi sono dimenticata, di solito metto sempre il mio, però anche dopo va bene. L'acido ialuronico di Nakomi, anche questo qua, lo riformiamo e finisce tipo dopo 2-3 giorni, quindi quando lo trovate disponibile su Carita Shop prendetelo perché è veramente un prodotto bomba. E poi un profumo buonissimo, tipo di caramella, tipo un po' buono. Comunque praticamente ragazze, vi dico, abbiamo mangiato da Dio, infatti ringrazio tantissimo le ragazze che ce l'hanno consigliato. Buonissimo, un sushi particolare, non quelle cose enormi, banali, no? Tante cose anche impiattate carine, il sapore è buono, freschissimo, la tartare, il carpaccio, il sashimi, buoni buoni ragazzi, veramente buoni, di qualità. E poi alla fine, cosa bella, regalavano anche il gelato vicino. Vedete, io spalmo sempre un po' anche sulle mani la crema viso, perché comunque così idratate anche le mani, anche se dopo mettete la crema a mani, però in generale le mani comunque invecchiano, comunque subiscono una perdita di collagene, quindi mettete sempre sulle mani. E come contorno, perché il contorno occhi non lo trovo. Ah, eccolo qua, come contorno occhi mi sono portata questo qua nuovo, che anche è molto bello e mi sta piacendo un sacco, è questo qua alla rosa, il siero alla rosa. Io amo tutta questa linea alla rosa, come il tonico alla rosa che infatti ho dimenticato. E praticamente questo qua è un contorno occhi antirughe, antiocchiaie, è molto molto buono, ha un effetto illuminante e contenendo la rosa damascena va tantissimo a nutrire questa zona, quindi sia che abbiate contorno occhi segnato dalle rughette o comunque scuro, veramente lo schiarisce tantissimo e quindi lo illumina, quindi è molto molto buono. Comunque ragazze, vi dicevo, abbiamo mangiato buonissimo, quindi comunque mi sento di consigliarvelo se venite a Milano, è molto molto buono. Ok, e qua queste le stiamo mettendo come campioncini mini taglie, queste mini taglie di Nakomi le mettiamo in regalo nei pacchi, non sempre, ovviamente solo quando ce le mandano, noi mettiamo sempre campioncini omaggi quando ce li danno. Quando poi finiscono purtroppo no, però cerchiamo sempre di mettere qualcosina. E qui in questo periodo abbiamo questi qua, sto mettendo questi, quindi se ordinate in questi giorni vi arrivano. Queste qua sono delle mini taglie troppo carine, sia per provare nuovi prodotti, no? Perché poi li vendiamo anche questi prodotti, sia per portarvi dietro come me adesso. Mi sono portata queste qua che le adoro, questo è il burro corpo sorbetto all'arancia, che è quello là praticamente il burro corpo anticellulite, buonissimo. Poi mi sono portata questa che è il burro corpo marocchino, che è un po' sta anche finendo, spezie marocchini, adoro questa profumazione, le mie tre profumazioni preferite. Questa qua è la mousse corpo cocco banana, che sta anche abbinato al scrub and wash cocco banana, anche la mousse, ragazzi vi giuro, credetemi, una mousse, a parte che una mousse ha una sofficiosità tremenda, e poi profumo, oh mio Dio, vabbè queste cose di Nakomi
Noi infatti le vendiamo tantissimo su Carità Shop, vi piacciono un sacco, ma pure io le adoro perché sono iper super profumate, sono proprio bellissime. Questi burri io li uso anche sui capelli, soprattutto quando li faccio mossi, li uso sulle punte per disciplinarli, per nutrire le punte secche. Sono molto molto buoni questi prodotti, molto nutrienti. Deodoranti, come deodoranti mi sono portata questi due, uso sempre un roll-on e uno spray. Questo qua poi spray di apiarium, questi qua sono molto profumati, quindi li uso anche come profumo. Non mi porto mai boccette di profumo in vetro quando viaggio perché ho paura che si rompano, e quindi porto questo qua che comunque è un deodorante molto profumato, uso anche come acqua profumata e non contenendo alcol e alluminio lo metto anche sui capelli, quindi mi profuma corpo, capelli, molto molto naturale. Ambre Gelsomino è una profumazione che io letteralmente adoro, e questo qua invece è un deodorante molto potente in stick all'aloe vera, quindi molto delicato. Se vi brucia l'ascella va benissimo per voi perché è molto delicato, è molto lenitivo, quindi è buono. E quindi di solito metto una cosa tipo così sull'ascella e poi mi spruzzo questo qua anche sopra, un po' dappertutto. E poi basta, queste cose che ho portato, qualche campioncino, vabbè, lo spazzolino col dentifricio, il dentifricio questo qua ho portato, che è il nuovo dentifricio australiano sbiancante al tea tree. Anche questo l'ho inserito da pochi giorni su caritashop.com e già sta andando a ruba ed è buonissimo, veramente buono buono, è uno dei migliori dentifrici bio e non bio, il migliore in assoluto, è molto molto buono. E poi mi sono portato questo prodottino per capelli che praticamente è i cristalli liquidi bio di Alchemilla, che io praticamente uso in questo modo, cioè adesso che magari i capelli sono un po' sporchi quindi li dovrò lavare, inizio a nutrirli. Sono anche un po' secchi, metto, li bagno prima un po', vi faccio vedere, e poi ci metto, metto questo qua un po' più abbondante, questo lo uso tutti i giorni, vedete, tipo una cremina, sulle punte toglie l'effetto crespo, li nutre e li fa, comunque li lucida tantissimo e non unge, che comunque è una crema, non è un olio. Poi se voglio maggiore nutrimento ci metto un po' di questa mousse che vi ho detto. Poi faccio una treccia oppure comunque li lego un po' e vado a dormire. La mattina mi sveglio con i capelli molto molto più morbidi, nutriti e lucidi. Ed è come se facesse un trattamento nutriente per capelli. Quindi ragazzi, adesso non mi resta che lavarmi i denti. Non vedo l'ora ragazze di vedermi con il naso nuovo, questo è buonissimo, questo dentifricio. Vi giuro, non vedo l'ora, però sono anche un po' spaventata, vi dico la verità, perché comunque adesso ormai il giorno si avvicina e penso sempre di più a come sarà il mio naso. Guardate, mi dico, oh mio Dio, guardate, mi dico, più brutto di quello che è non può essere, però dall'altro, ma no, dico, prego, dico, speriamo che sia naturale, non voglio una cosa troppo finta. Ecco tutti i miei prodottini, ho trasformato il bagno in Carità Shop 2. Yeah, buonanotte ragazze, a domani! Ho portato ovviamente anche una maschera viso, mi ero dimenticata di farvela vedere. Questa qua è quella rigenerante e purificante di Apiarium, è una delle mie preferite come maschera purificante, anti punti neri, impurità, ed è comunque non aggressiva, quindi idrata anche. Ed è buonissima, ve la straconsiglio, provatela, è molto molto purificante, quindi se avete problemi di pelle opaca o pelle con punti neri, con macchiette, brufoletti, è molto buona e non aggredisce la pelle. Io l'adoro. Ragazzi, secondo voi è normale che lui dorma così? Io dove mi metto? Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte. Una intención por decir cosas locas. Te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer. Hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer. Cada día de mi vida yo puedo.